زيارة باسم أواصر وروابط الصداقة ما بين الصومال وإيطاليا، فهذه الصداقة منذ عهد الاستعمار القديم، ولكنها اليوم في صورة أخرى أكثر تفاؤلا في صورة المهاجرين. الحمد لله تمكننا من أخذ حديث خاص مع رئيس الوزراء الصومالي السابق الذي حاليا يشغل منصب سفير الصومال في إيطاليا، وإليكم هذا التقرير. Un passato coloniale, un presente di immigrazione, un futuro di collaborazione, che possa partire dall'idea che l'integrazione non solo è possibile, ma doverosa. Somalia e Italia sono legate da una storia che ha inizio negli anni 80 dell'Ottocento, quando l'area che oggi corrisponde alla parte meridionale del paese divenne colonia italiana, per poi restare tale fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Anche il decennio di transizione verso l'indipendenza, tra il 1950 e il 1960, vide la supervisione della Repubblica Italiana. Ma la pace durò poco. Prima due guerre contro l'Etiopia, poi la dittatura di Siad Barre, quindi nei primi anni 90 un sanguinoso conflitto contro cui nulla riuscirono a fare neanche le truppe inviate dall'ONU. Il presente è fatto di divisioni e conflitti interni, ma il rapporto privilegiato con l'Italia del grande paese del Corno d'Africa, 10 milioni di abitanti e oltre 8.000 immigrati regolari nel nostro paese, resta solido. Ne è testimonianza il fatto che l'ambasciatore somalo a Roma sia l'ex primo ministro Nur Hassan Hussein, a capo del governo tra il novembre 2007 e il febbraio del 2009. Noi somali siamo grati della ospitalità e della comunità italiana per quanto riguarda i nostri emigrati. È vero che l'Italia dà un privilegio particolare ai somali, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza, però si vede che una gran parte di questi emigrati, quando vengono in Italia e rimangono per qualche tempo, transitano altrove, vanno a altri paesi. Però per quanto riguarda altre opportunità, insomma, mancano. L'immigrazione è un problema, ma anche una grandissima opportunità di scambio culturale e di sviluppo per entrambi i paesi. Un concetto di cui l'ambasciatore è estremamente convinto. Chiederei che la situazione degli immigrati in tutto sia riesaminata, riconsiderata, non solo da parte italiana, ma direi da parte tutta l'Europa. Il mondo credo che non può considerare gli africani solo in cerca di una vita nuova, di cibi. L'immigrazione è un processo che deve essere riesaminata, considerata, studiata, ricercata e comunque poi integrata e collocata nella posizione giusta per quanto riguarda la ricerca di soluzione dei problemi umani.